Tre dipendenti di Roma Capitale e uno della società Risorse per Roma, tutti impiegati presso la direzione edilizia del comune, sono stati arrestati e messi ai domiciliari per corruzione dalla Guardia di Finanza, che questa mattina ha effettuato un blitz al Dipartimento Urbanistica dell'EUR. Le indagini della Procura hanno fatto emergere un collaudato sistema corruttivo in base al quale, dietro somme di denaro, i professionisti riuscivano a ottenere in pochi giorni il rilascio di una copia di documenti edilizi che, seguendo l'ordinaria procedura, avrebbe richiesto anche alcuni mesi. Ancora un morto per il freddo a Roma, il quarto dall'inizio dell'anno. Questa mattina il cadavere di un senza fissa dimora, dall'età apparente di 50 anni, è stato rinvenuto in piazza Irnerio. A notare il corpo, il titolare di un'edicola dietro a cui giaceva l'uomo ormai senza vita. L'edicolante ha quindi avvertito il 118. Secondo una prima ricognizione del medico legale, la morte dell'uomo, complici anche le basse temperature, sarebbe avvenuta per cause naturali. Visita nelle zone terremotate per il sottosegretario alla ricostruzione Vito Crimi, che questa mattina ha partecipato a due riunioni operative. La prima sul potenziamento del presidio di assistenza sociosanitaria di Amatrice, la seconda sulla situazione delle 103 chiese danneggiate del territorio. Nella legge di bilancio abbiamo rinnovato e messo anche nuove misure per il sostegno al territorio, ha spiegato Crimi. Le imprese che investono qui avranno sgravi fiscali e contributi, per questo chiedo alle imprese di investire. Oltre 4.500 studenti, protagonisti della più grande simulazione di processi diplomatici delle Nazioni Unite, per 4 giorni vestiranno i panni di ambasciatori e lavoreranno a una vera risoluzione ONU. L'iniziativa si è svolta questa mattina a Roma alla presenza del governatore del Lazio Nicola Zingaretti. «Sono orgoglioso di seguire da 8 anni questa avventura», ha spiegato il presidente della Regione Lazio. «Bisogna scommettere sulla creatività e la passione di una generazione».